John Borno, ragazzi, pochi cazzi, siamo in partenza per come vedete nel casino alle mie spalle. Finalmente si parte, si va in vacanza, si va a fanculo da questo mondo di merda. Ma le lettere non demordono, le lettere continuano ad arrivare. Oggi è arrivata una lettera di Antonio Scuoto, un iscritto che mi segue da tanto tempo e che aveva piacere di inviarmi delle lettere. Si è fatta aspettare, finalmente è arrivata la sua lettera, finalmente direi, e ora possiamo iniziare a leggerla. Possiamo iniziare, appunto. Iniziamo subito. Mi sono fatta attendere, vero? Sì, tanto. Era una strategia per sentirmi importante, alla sena merda. Stronzate a parte, pochi cazzi e tanta gnocca, sempre. Quanto cazzo sono squallido? Tanto. Mo dice 18 anni, 1000 iscritti, una bella ragazza. Oh, che palle questa bella ragazza. Non ti senti il sovrano assoluto del mondo? No. Mi sento un... Bah! E qualche anno fa eri come me, nessuno. Ma io che cazzo, cioè, oddio, mi fate incazzare, raga. Qualche anno fa eri come me, nessuno. Adesso chi sono? Simone, perché tu sei nessuno. Tu sei Antonio, io sono Simone. Cioè, qual è il problema? Boh. Oggi mi ha aggiunto uno. Cioè, oggi ho aggiunto uno. Mi ha fatto, oddio, ma tu sei Sick Wolf. Sei una celebrità, una web celebrity. Sì, 1000 iscritti, una web celebrity, perché dico cazzo di sua Roma. Non perdiamoci in chiacchiere. Allora. Comunque, ad essere sincero, ti seguo non tanto per i tuoi video de merda. Ma davvero? Ma per il rapporto che hai con i tuoi fans. Quando ho visto che rispondevi a tutti i commenti, mi sembrava una cosa stranissima. E ancora adesso mi sembra impressionante il tempo che dedichi a chi ti segue. Ma davvero mi merito tutto questo? Perché no? Cioè, ragazzi, se voi mi scrivete qualche commento su YouTube, se mi scrivete su Facebook, Instagram e Twitter, che adesso ho un po' tutti, io vi rispondo dappertutto. Cioè, forse. Ogni tanto non li leggo, anche per email, e vi rispondo una settimana dopo, massimo. Ma io vi rispondo a tutti subito, appena leggo vi rispondo, perché io non capisco il problema. Facciamo così, così c'è più luce. No, così, eccolo. Io non capisco il problema del non rispondere, perché non dovrei rispondere? Cioè, cosa faccio di particolare, a parte il solito mi piace un commentino? Allora, il tuo mi piace e il commentino mi fa capire che c'è qualcosa per cui vale la pena continuare a fare i video, perché senza di voi... Senza qualcuno che mi segue, io che faccio? Guardo da solo, ah, bella, sarei un coglione. Quindi, cioè, il tuo mi piace, il tuo commentino, rapportato insieme a tutti gli altri mi piace e commentini, creano sequel, non so se mi spiego. Per questo ti dico ancora una volta, grazie Sick. Prego Antonio. Adesso non ricordo di preciso come ti ho trovato nell'inferno del tubo, ma mi ricordo le nostre discussioni a luna di notte e senza nemmeno conoscermi mi parlavi come un amico. Vabbè. Poi a volte pensavo, ma chi sono io per avere tutta sta confidenza? Ma perché, cioè, ripeto, ma che confidenza? Ma vabbè. Poi quando addirittura sono riuscito a farti cambiare idea sul video da postare a Ypsilon Factor, mi sembrava troppo strano. Quando mi hai fatto lo sfottò per il Catania NB... Ti giuro che non ho mai visto uno youtuber che ama così tanti i suoi iscritti come te. Per questo per me di Sequel ce n'è uno solo. Altro che Russ, con tutto il rispetto. Viva Sequel! Vabbè, ma non ci allarghiamo. Allora, quando ho fatto lo sfottò con il Catania ci stava perché ogni anno, porca puttana, perdiamo e si rosica. L'idea di Ypsilon Factor è stata una grande idea, tu me l'hai scritto, poi ho visto anche molti altri commenti che mi dicevano fallo, fai così, fai così. E alla fine ho detto forse vedi un po' se c'hanno ragione proprio i fan, i fans, i fans. E quindi ho detto ragazzi facciamolo. E è andata parzialmente bene, cioè al primo turno sono passato, poi sono stato eliminato, ma sti cazzi, cioè alla fine ragazzi quello che contava è esserci. Il Russ rimane comunque uno dei migliori youtuber italiani, quindi non è che mi dice altro che Russ viva Sequel, perché questo non esiste. Cioè, io guardo il Russ così. Riguardo i tuoi video, per me il fiore all'occhiello del tuo canale, lo sai bene, sono sempre state le poesie giallorosse, compresa quella sull'aiuti arbitrali alla Juve, Rosic. Un modo originale per esprimere il tuo amore per il calcio. E poi, scherzi a parte, hai sul serio una gran bella vena poetica, cosa che rende te e il tuo canale ancora più unici. Grazie. Mi piace fare poesie perché io ti spiego, io ho sempre avuto un debole per le canzoni parodie e inventarle, dirle, farle, però non sono riuscito mai a farle perché ho una voce che se canto... Basta, spacco tutti i vetri. Quindi io, diciamo, mi sono rapportato la musica alla poesia. Ho deciso di pubblicare ogni tanto qualche poesia quando mi gira bene. Quindi ho deciso di fare questo, ho visto che vi ha colpito, quindi continuerò e ce ne saranno molte altre nella nuova stagione da settembre. Dire nuova stagione mi sa di figo.
Cos'altro devo dirti? Non lo so. Ah, ho dimenticato che sei un riommer, quindi fanculo. Ma vaffanculo! Antonio Scuoto. Grazie Antonio e grazie per questa lettera. E davvero mi fate sentire come un dio cazzo, perché... Un dio cazzo. Mi fate sentire come un dio, virgola, cazzo. Perché cioè io alla fine sono solo un coglione che pubblica video perché non ha nulla da fare nella vita. Quindi non è che... Cioè, alla fine voi mi fate solo che un piacere. E tutti i vostri commenti, tutti i vostri apprezzamenti mi fanno sentire migliore del mondo, no? Nel senso, tutti i vostri apprezzamenti mi fanno sentire comunque una persona che magari quello che dice ha un senso logico, non parla da solo davanti a una videocamera come un coglione. Quindi, ragazzi, io non so che dirvi, vi ringrazio. Grazie ad Antonio per la tua lettera. Vi invito a continuare ad inviarmi lettere ad antonella.sforza@yahoo.it che trovate nella descrizione. Io vi ringrazio. Buon shalom a tutti e ci vediamo ad un prossimo video. Buone vacanze!